Amici di Totem, buona serata, ben ritrovati. Andiamo a salutare il nostro caro Giorgio Cerquetti. Ciao Giorgio. Siamo presenti, ma non sono solo. C'è Thomas Torelli, se può vedere la faccia. Ecco, Thomas Torelli è l'incarnazione di Rasputin, meglio dirlo subito, così uno dice, ma chi è questo qua? La canzone di Rasputin. No, voglio raccontare, Thomas Torelli è un amico così, ma voglio raccontare un piccolo episodio prima di partire, visto che tu hai fatto il regista di questa serie Un altro mondo, bellissima, come ci siamo conosciuti e come lui mi ha intervistato. Allora sentite la storia. Io facevo qualche anno fa, negli anni prima, cioè prima e dopo Cristo, poi ci sarà prima e dopo il coronavirus, prima del coronavirus, facevo dei seminari gratuiti ad Ardea, al centro che si chiama Forza Vitale. E venne lui e c'era un sacco di gente, no? Per cui io ripetevo lo stesso seminario il sabato e la domenica, era sempre pieno. E lui mi disse: guarda, mi piacerebbe venire qui a farti un'intervista per un documentario, un video, Un altro mondo. Io ho detto: ma vieni. Allora gli ho detto: guarda, siccome io verrò la prossima volta, tipo il mese prossimo, non andavo una volta a me, vieni, ci mettiamo in giardino, io mi siedo e tu mi fai delle domande. E la cosa avvenne. Poi cosa succede? Che la Sissi e Roberto, che erano i responsabili del centro, non si sono accorti niente, perché metti un treppiede, una telecamera in un angolo del giardino e io parlo. Loro mi dissero molto tempo dopo che andarono, Thomas, a una tua serata in cui tu, oltre che presentare il video, spiegavi. Loro erano nel pubblico in silenzio, guardano il video, a un certo punto dicono: ah, fra di loro si dicono: guarda, c'è anche Giorgio. Poi guardano meglio e fa: ma quello è il nostro giardino. Ecco, volevo iniziare così. Thomas, ma quello è il nostro giardino, eh? È fantastico, perché poi ci sono anche nei titoli, cioè noi abbiamo anche ringraziati nel film, nei titoli, perché comunque ci hanno concesso il loro spazio per farti l'intervista, però poi non ci siamo mai più incontrati, per cui... No, però è interessante come loro sono venuti da allora, hanno scoperto tutto così. Sì, e hanno scoperto che loro erano già nel video come giardino. Senti, partiamo subito, invece che parli tu, un video e man mano li commenti. Ne abbiamo cinque, quindi abbiamo un'ora abbondante. Video e tuo commento. Their nature. It doesn't belong to us, it's just all borrowed stuff. We give thanks to Mother Earth for letting us walk her land, enjoy her beauty of life. In the native culture, the focus was really on the present and how we are to respond to life and each other and to planet Earth. Il nostro tempo è diventato un incubo meccanizzato. Abbiamo perso la capacità di sentire l'armonia del qui e ora. For 150 years, science has led us to believe that we are separate from our bodies, separate from the world, separate from one another. Che abbiamo spezzato, abbiamo parcellizzato, ed è questo che ci procura infelicità. Con la fisica quantistica non facciamo altro che confermare quello che era stato detto da millenni, da millenni e da millenni. E non c'è nada che exista separato de todo. Tutto è un'unica cosa, a noi sembra frazionata nel tempo e nello spazio, ma è un'illusione. Ciò che noi pensiamo esiste realmente. È il famoso pensiero positivo o negativo. L'abbiamo provato tutti. Se c'è un pensiero cosiddetto positivo, io attiro le cose
positive. Nell'universo non c'è niente che sia più potente del pensiero. Allora, i nostri pensieri e le nostre emozioni muovono l'energia, non sono astrazioni. Bisogna diventare consapevoli del proprio grande potere personale. Chi siamo veramente? Un miracolo unico e irripetibile di coscienza, momento per momento. Ecco, mi sono rivisto nel giardino dell'Assisi di Roberto, è stata una bella esperienza. Allora, domanda al caro amico Thomas, ma come ti è venuto in mente di girare il mondo, di incontrare questi straordinari personaggi, che tra l'altro alcuni di questi hanno lasciato il corpo fisico, quindi è un documento storico? Ma io dico sempre, questo film è un po' l'unione di due momenti della mia vita, anzi, dico che è un po' il sunto della mia filosofia di vita, che però era proprio mia nel senso che era personale. Dico scherzando che ho avuto la fortuna di aver avuto un'infanzia un po' complicata e questo in qualche modo mi ha aiutato, tra virgolette, a cercare di trovare soluzioni in altro modo. E quindi oltre al modo tradizionale che abbiamo per risolvere i problemi, che è quello pratico, concreto, ho cercato di trovare un modo per comprendere in maniera più ampia quello che mi stava succedendo e quindi ho cominciato a studiare, a cercare di interpretare la realtà in un altro modo e quindi tutto quello che ho raccontato nel film Un altro mondo in qualche modo l'avevo fatto mio. Ovviamente non tutto, però in qualche modo ho iniziato quel cammino già dai 15-16 anni in poi, però era un mio percorso, era in qualche modo la mia bussola per cercare di orientarmi nelle difficoltà della vita. Sapevo che in qualche modo c'era un modo per vedere il bicchiere mezzo pieno, sapevo che tutto ciò che succedeva perché in qualche modo è una prova che possiamo superare, sono lezioni che in qualche modo abbiamo per evolverci. E poi è successo che nel 2011 papà ha lasciato il corpo e questa esperienza in qualche modo mi ha rimesso un po' alla prova e mi ha fatto però decidere, al contrario delle altre volte, di voler raccontare questo nuovo percorso che volevo intraprendere però attraverso un film, perché ogni volta che si fa un film non si può fare senza entrarci con tutte le scarpe se veramente vuoi essere onesto nella narrazione. E quindi questo altro mondo è il film che è nato da questa esperienza. Tant'è che, non so se Giorgio si ricorderà perché è passato un po' di tempo, ma una delle cose su cui avevo più battuto durante la sua intervista era tutto incorciato sulla reincarnazione, che però poi nel film non ho più messo perché era un tema così ampio che diventava un film nel film. E quindi alla fine, pur soffrendo, l'ho tolto dal film, perché a un certo punto arrivi in un momento in cui il documentario ti parla e ti dice ciò che serve per essere un buon film e quindi in realtà l'incarnazione non c'entrava più niente. Poi l'ho messo nel DVD mezz'ora di extra solo su quell'argomento lì e poi non è detto che in un futuro non faremo un film solo su questo tema però così insomma da questa esperienza difficile nel 2011 che era la scomparsa fisica di papà è nato questo film. Ringrazio Giorgio perché in qualche modo Giorgio a modo suo, con il suo modo scanzonato comunque di affrontare qualsiasi tematica, è stato uno degli ispiratori comunque di questo film, per cui insomma sono contento di essere qui oggi perché così posso ringraziarlo pubblicamente. Allora, intanto verba volant, scripta manet, perché non c'erano i video. Le parole volano e i video rimangono. Video manent. Alla latina. Allora, tu ci devi, prima che ti reincarni da qualche altro pianeta, fare un bel video sulla reincarnazione. Volevo dare una mia interpretazione che viene dall'antica filosofia indiana, che in sanscrito si chiama Acintya Beda Abeda Tattva. Tattva, la verità, inconcepibile se uno non medita, se uno non alza il livello di coscienza, è che noi siamo Beda e Abeda. Noi stiamo bene da soli e in compagnia. Siamo sia collegabili, quindi tutto è uno, siamo onnipresenti, sia separati. E come ci si arriva? Con la meditazione.
Abbiamo la fortuna di avere il caro amico Thomas Torelli, abbiamo la fortuna che ci ha mandato tanti piccoli video, ce li guardiamo e tu Thomas ogni video raccontaci come è nato, come si è sviluppato e poi pian piano dici questi video completi come possono essere o acquistati o visti. Quindi Fabio, il nostro regista, metterà i video e tu spieghi e noi guardiamo e ascoltiamo. The malnourishment of half of humanity is based on the same system that is torturing the animals. Our consumption of animal products is having such an effect that we're changing the entire planet. Fa male al pianeta. Every second in the United States, 300 animals are killed. 300, 600, 900. There is no way to keep this going. Quello che stiamo mangiando adesso è veramente dannoso per la salute, ma non lo sappiamo. Meno impatto ambientale. And eating can be an ethical and conscious choice. We can change our minds to change the world. Rivoluzione vegetariana, un libro che ho scritto, lì ci hai messo il gioco rivoluzione. Come ti è venuto in mente questo video e come hai trovato? Siamo Vandana Shiva, questa donna indiana che lotta da anni e spiega che l'alimentazione di molti esseri umani purtroppo si basa sulla tortura, lo sfruttamento, la crudeltà, la violenza verso gli animali. Tu l'hai incontrata personalmente? Vabbè, guarda, una delle regole che mi do nei progetti che faccio è che qualsiasi persona che incontro o intervisto la incontro personalmente, perché come accennavo prima, ogni film che faccio in qualche modo è per me un percorso. Uno di noi utilizza metodi per evolverci, no? E il mio è quello di fare film, per cui per me ogni film in qualche modo diventa parte di un percorso. Quindi sì, ogni persona che ho intervistato l'ho incontrata personalmente. Ed è anche il motivo per cui magari io faccio interviste di un'ora e magari monto 4-5 minuti, perché comunque anche nell'intervista stessa c'è in qualche modo il percorso, il cammino, la conoscenza, la comprensione di questa tematica. Poi ovviamente per la narrazione serve mai una minima parte rispetto all'intervista fatta. E Vandana Shiva è secondo me un'eroina, perché pensate che è stata la prima persona al mondo che ha vinto la causa contro Monsanto, è riuscita a difendere i diritti dei contadini indiani, perché purtroppo poco si racconta quello che stanno facendo le grandi industrie a tutti i livelli sul mondo dell'alimentazione, dal punto di vista della gestione degli animali, ma dal punto di vista anche dei sementi. Immaginate che in India oggi praticamente grazie a Monsanto ci sono pochissimi semi naturali, cioè quindi prima i contadini che facevano prendevano un seme, coltivavano qualcosa, raccoglieva il frutto, cresceva, raccoglievano il frutto di quel seme e poi attraverso quel frutto ricoltivavano il seme l'anno dopo. No, ci sono persone che conservano i semi per 50 anni dello stesso frutto in qualche modo, no? E invece sono stati creati dei semi che sono geneticamente modificati e quindi non sono riproducibili. Ecco, lei ha vinto una causa per evitare questo, perché è stata una sorta di sterminio, di suicidi dei contadini indiani per questa cosa qui, perché comunque non riuscivano più a vivere a causa di queste cose. Quindi insomma, Vandana Shiva è un personaggio incredibile. Allora, diamo una buona notizia. C'è un ristorante 3 stelle in America che ha chiuso per il lockdown ed è il primo ristorante 3 stelle Michelin che ha riaperto ed è vegano. Seconda notizia è che sull'autostrada adesso sia Autogrill che Chef Express, per chi viaggia,
potete trovare panini, hamburger vegani. Questa mi sembra una buona notizia. Quindi questo video che tu hai fatto, noi facciamo vedere dei pezzettini, poi dopo alla fine spieghi tu come procurarseli o andarseli a cercare. È fondamentale capire che da quando è iniziata la pandemia, marzo dell'anno scorso, del 2020, in un anno in Italia il consumo di carne è diminuito del 30%, che era già in discesa, e il fenomeno, nel senso che per molti è un fenomeno, per me è un ritorno alle origini, perché noi siamo tendenzialmente onnivori ma vegetariani, nel senso che possiamo sopravvivere mangiando tutto, però per stare in buona qualità di vita io consiglio di essere vegetariani. Guardiamo il prossimo video e poi sentiamo il commento del caro Thomas. Madre Terra per gli indiani è ciò che ci ospita, la madre che ci dà da vivere. Io e le piante, io e il cielo, io e gli animali, io e le acque, io e le montagne, io sono nada más una parte di un sistema intrincato di relazioni con assolutamente tutto lo che esiste, desde le stelle hasta i microbi. Non è la terra che appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra. Le persone si accorgono che c'è, è necessario, deve esserci un altro tipo di consapevolezza, e questa consapevolezza per adesso è un desiderio di consapevolezza, non c'è ancora, non c'è ancora. Io ho vissuto 9 anni negli Stati Uniti, nord, no? E c'erano 600 tribù che tra l'altro parlavano lingue diverse. Quando uno vedeva, o perlomeno adesso non ci so più, ma io sono cresciuto a bambino che c'erano molti film western, poi c'erano i coloni, no? I cowboy vuol dire i ragazzi che allevano le cow, le mucche, e gli indiani. Allora, in questi 9 anni che sono stato in America dal 91 al 99, 1991-99, ho visto che per gli indiani d'America non esistono confini. Sembra i tipi con le tende che hanno loro, non hanno la porta con la chiave non esiste. Quando sono arrivati gli europei, hanno messo le palizzate, e se un indiano che viveva lì da migliaia di anni, come discendeva, scavalcava, sparavano. Allora, Thomas, spiega tu questa idea del Pachamama, da dove viene, che cosa vuol dire letteralmente? Noi viviamo tutti sulla Terra, ma come? Come bisogna vivere su questo pianeta? Pachamama significa madre terra. Ed è proprio in qualche modo, se ci pensate, già il termine stesso in qualche modo ci fa riflettere su quanto questi popoli siano in contatto con la natura, no? E con la madre terra, perché già nel nome stesso della terra riconoscevano il fatto che la loro vita era determinata da terra. Infatti di questo film, Pachamama, c'è questa frase di Antonio Giacchetti che ricorda le conoscenze, quello che ricordavano, c'è una lettera di un capo tribù Sioux che diceva proprio questo. Diceva, voi pensate di vivere senza considerare la terra, mentre voi dipendete dalla terra. E poi continua dicendo, voi europei, trattate la terra come se dopo di voi non ci fosse nessuno. E quindi come se vi fosse stata lasciata un'idea da un padre, e quindi siete gli ultimi a gestirla. Mentre noi trattiamo la terra come se in qualche modo ci fosse stata presa in prestito da un figlio. Se tu prendi in prestito qualcosa a tuo figlio, cerchi di distribuirla meglio di come te l'ha data. Ecco, in queste semplici parole c'è tutta la loro conoscenza.
noi siamo, pensiamo di essere così a posto con la coscienza nei confronti delle prossime generazioni? Io credo che noi in 50 anni abbiamo fatto dei danni colossali, e questi danni sono un po' il frutto di questo sterminio che abbiamo fatto a queste popolazioni. Perché ricordiamo che l'olocausto dei nativi d'America è stato fatto tra il 1850 e il 1900, quindi in 50 anni. In 50 anni sono morti circa 50 milioni di persone. Il problema è che la storia la scrive chi la vince, e quindi questa storia ci è stata raccontata in maniera un po' diversa. Ci hanno insegnato che Colombo ha scoperto l'America, no? Se tu vai a scuola e ti insegnano questo, no? E se un ragazzo dice, un bambino dice qualcosa contrario rispetto a questo, viene bocciato. Ma fai la stessa domanda a un nativo, gli dici, ma ho saputo che ti hanno scoperto il 1492. Il minimo che ti può dire è, ma in realtà a me mi hanno invaso, per esempio. Quindi noi abbiamo comunque invaso un continente nel 1492. E da là in poi abbiamo in qualche modo deciso poi tutto ciò che è diventata poi il mondo di oggi. E se ci pensate, l'invasione della cultura globalizzata occidentale è iniziata in quel momento lì, ma poi continua ancora oggi in altre forme. Oggi non si conquista più attraverso le navi che invadono un posto, ma si conquista attraverso la globalizzazione, attraverso l'economia sfrenata, attraverso un'idea, un concetto di nazione, no? Diceva anche lo stesso Tiziano Terziani. Vabbè, poi, insomma, Giorgio è esperto di India, può dirlo anche lui, no? Come l'India è stata conquistata in altre forme. Però, tornando ai nativi d'America, che poi noi chiamiamo indiani, perché Colombo ha sbagliato strada e pensava di stare in India, ma pensate anche questo, no? Come forte il nostro impatto culturale, la nostra invasione culturale. Cioè, noi continuiamo a chiamare indiani un popolo perché Colombo ha sbagliato strada e pensare di stare in India, come cominciamo a chiamarli indiani, ma 500 anni dopo continuiamo a chiamarli indiani. Io ho assistito una volta a una scena bellissima in cui un signore con un pick up enorme si fermava, io sto facendo le riprese del film Un altro mondo, e chiede a questa ragazza che stava, questa ragazza nativa americana che stava sellando un cavallo, qualcosa rispetto a come si sellava il cavallo. Poi io non parlo benissimo inglese, non ho capito tutto nel dettaglio, però lui gli ha chiesto qualcosa rispetto a questo, quindi si è fermato questo macchinone e gli ha detto, ehi, ma voi indiani come sellate i cavalli, qualcosa del genere. Lei se l'è guardato lì dritto negli occhi, poi guardato a destra, guardato a sinistra, l'hai guardato negli occhi e ha ricominciato a fare quello che faceva. Allora lui ha incalzato la domanda e ha detto, ehi, indiana, sto parlando con te, perché non mi rispondi? Ti ho chiesto che sistema usate per sellare i cavalli. A lei se lo riguarda negli occhi, si riguarda a destra, a sinistra, e poi dice, scusa, non pensavo parlassi con me, io qui non vedo nessun indiano. Io sono un Diné, un Cherokee, un Hopi, un Navajo, sono tutto tranne che indiano. Capito? E questo in qualche modo è il simbolo di questa invasione. Neanche il nome abbiamo riconosciuto. Ancora oggi vivono in posti chiamati riserve. Riserve. Cioè, capisco mettere un orso bruno nella riserva, ma non delle persone. Che in qualche modo, se l'avessimo ascoltato, ci avrebbero in qualche modo, magari perlomeno passato questa conoscenza che ci permetteva di vivere comunque in connessione con la madre terra. Perché loro questa connessione la sentivano, perché le loro cerimonie iniziavano con Omatakuyase, a tutte le nostre infinite relazioni. Le infinite relazioni erano con tutto ciò che era vivo intorno a loro, perché tutto era vivo. E se tu riconosci come tutto vivo, tutto con un'anima, tutto che si mette a rispetto, e noi l'abbiamo scoperto negli anni 70 grazie a Lovelock, no? La teoria di Gaia, ti interpreti la realtà in maniera totalmente diversa, perché porti rispetto a tutto se sai che tutto è connesso e tu dipendi da questo tutto. Cioè, tu fai parte di questa rete di infinite connessioni, non sei al di sopra di questa rete. In realtà invece la nostra cultura ci pone come se fossimo al di sopra di tutto e quindi ci mette in condizione di non rispettare niente. La cosa buona è che in realtà nel tempo c'è sempre più una riscoperta di queste tradizioni, e quindi sono convinto che in qualche modo il mondo, nonostante le apparenze, sia
prendendo la giusta via. Allora, apprezzo molto quello che tu hai detto, e hai detto una cosa interessante. Hai detto: i libri di storia li scrivono i vincitori. Però i vincitori di che cosa? I vincitori di guerre mondiali create ad arte per confondere la mente delle persone. Allora, alcune precisazioni. Io ho detto che ho vissuto molti anni negli Stati Uniti, ho avuto anche la green card per residenza, perché avevo iniziato due organizzazioni, una si chiamava Open Minds, l'iniziale OM, O-M, e un'altra Vegetarians International, per distribuire cibo ai poveri, ai senza tetto. E la cosa interessante è proprio quello che hai detto tu, gli indiani. Loro non sono indiani, loro non si chiamano indiani. Ho detto, ci sono 600 tribù anche con lingue completamente diverse tra di loro. Loro sono gli abitanti di quel continente che è stato chiamato America. Sono stati sterminati, ingannati, ma loro non si sono piegati. Tant'è che li hanno messi nelle riserve, una specie di campi di concentramento, riserve, perché loro si sono rifiutati di lavorare come schiavi per l'uomo bianco, avevano molta dignità. Allora cosa è successo? C'è stata una distruzione quasi totale di popoli che vivevano lì, e poi hanno dovuto importare dall'Africa la manodopera, soprattutto nelle piantagioni di cotone, come schiavi. Quelli che in buona fede erano cristiani chiedevano ai reverendi, ai sacerdoti, ma perché questi vengono trattati così? E la risposta era: non sono umani. Attenzione a questa, non sono umani, sono un anello di collegamento tra gli animali e gli umani. Hanno la forma umana, come ce l'hanno anche un po' le scimmie. Anche Hitler aveva chiamato gli ebrei Untermenschen, che vuol dire subumani. Però gli indiani, quelli che ancora esistono, con cui io sono stato in ottimi rapporti, non si sono mai arrese all'uomo bianco, mai. E quando nei film si vede che loro attaccano, loro non attaccavano mai, loro si difendevano dall'invasione. Adesso sono passati gli anni, noi possiamo imparare da questi popoli. Do una piccola notizia. Nell'anno del coronavirus, 3 milioni e mezzo di abitanti di New York se ne sono andati. Cioè, chi può va a vivere in campagna, cioè il recupero della campagna. Invece che cosa c'è stato? L'urbanesimo, che prima tutti lasciavano le campagne e venivano a vivere in città. Il lockdown ha fatto capire che la città, la metropoli, può diventare una gabbia, una trappola. State a casa. Una cosa è stare in casa, in una casa di campagna, una cosa è stare in un appartamento, in un condominio. Quindi c'è, come diceva Thomas, una nuova sensibilità e un ritorno. Tanto che il mio amico architetto Stefano Boeri sta facendo un programma per invitare chi può in Italia a tornare a vivere nei borghi. L'Italia è piena di piccoli borghi, mezzi disabitati, dove oggi con le antenne internet così uno può fare o il lavoro a distanza o fare il pensionato. L'idea sua, Stefano Boeri, mio amico, bravo Stefano, di ripopolare i borghi, perché anche in Italia tutti a vivere in città, e invece no, noi dobbiamo tornare a vivere con la madre terra, che anche in India, interessante, anche in India viene chiamata madre terra, e invece qui nella cultura dove viviamo noi la parola madre è associata alla madre biologica e mai alla terra, per quello che la terra è inquinata, disastrata. Quindi questo video Pachamama lo consigliamo, un video bellissimo che Thomas ha fatto ad arte. Però c'è un altro video ancora, giusto Fabio? Due. Altri, stasera allora giriamo il mondo, eh?
Io ogni giorno cerco di costruire la pace, l'amore, la gioia, perché quello è quello che voglio avere. Se vuoi amore, devi essere amore. Nel 1996, a 17 anni, ho partecipato ai Giochi Olimpici di Atlanta. È stata un'esperienza indimenticabile, che ogni tanto la vado a ripescare per avere gioia, per sentirmi felice. Avrai solo ciò che tu cerchi e trovi in te stesso. Tutto il resto non avrai niente. La persona felice è una persona sana. Una persona che non è felice può andare incontro invece a delle malattie. I media sembrano così innocui, però in realtà hanno un potere enorme di direzionare le nostre energie e di farci fare delle scelte, un potere molto subdolo. Spesso le persone pensano ad arrendersi perché non conoscono il loro reale potenziale interiore. Le più grandi culture di ogni tempo ci stanno dicendo che abbiamo un grosso potere di poter avere un impatto sulla realtà che va ben oltre quello razionale, dove la nostra osservazione influenza ciò che vediamo. Se io ho uno stato di frequenza infelicità, di scontentezza o di frustrazione e mi trovo accanto a qualcuno che invece esprime una frequenza maggiore, immediatamente ci troviamo meglio. La fortuna che mi ha rivoluzionato la vita, mi ha cambiato la vita, è stato il primo viaggio che ho fatto in Africa, perché quando sono tornato da quel viaggio, come per magia, dopo settimane ricordavo i volti dei bambini con cui avevo giocato e le attività che avevo fatto. Ho detto no, mi è ritornata la memoria, non ci credo, è stato un miracolo, ho fatto del bene e ho avuto questo miracolo. Torno a scuola e di nuovo dimenticavo le cose. La gioia proviene dall'essere presenti interiormente. Tu potresti essere gioioso senza una ragione. Ha a che fare con l'idea che da qualche parte dietro le nuvole il sole continua a splendere. La gioia letteralmente può cambiare il mondo. Quando sei in quello stato emani una frequenza che è elevatissima, viaggerà nell'etere per un tempo, non dico illimitato, ma quasi illimitato. Tutte le mattine inizio dicendo sono viva, ci sono, e poi indosso il mio sorriso. Quando arrivavano i medici per la visita quotidiana, mi trovavano con il sorriso e loro erano stupiti, tanto che mi hanno mandato dalla psicologa, come se fosse una cosa strana che potessi affrontare quei momenti in maniera positiva. Ho sempre avuto voglia al mattino di svegliarmi e di gioire di quelle che erano le piccole cose. Che ci dici della gioia, Thomas? Allora, questo film non è ancora uscito, è un film che sta in preparazione e diciamo che il Covid mi ha dato la scusa per metterci più tempo del solito a finire il film, perché comunque mi piace l'idea di ricominciare a portarlo tra le persone, quindi diciamo sto resistendo alla tentazione di farlo uscire, perché comunque voglio ricominciare a fare proiezioni, voglio ricominciare a stare tra la gente e quindi portarlo attraverso le sale, attraverso i cinema, attraverso le cose, però anche con la mia presenza, perché comunque era molto bello. E, beh, questo film è secondo me un film oggi più che mai importante, perché può sembrare un po' una blasfemia parlare di gioia in questo momento, però credo che sia invece fondamentale, perché non si sottolinea ancora abbastanza di quanto il risultato di ciò che noi in qualche modo diventiamo a livello di ciò che diventa la nostra vita, di ciò che siamo, è il frutto di ciò che siamo in questo momento. E quindi la gioia deve diventare, perché il sentiero della gioia? Perché la gioia diventa gioia. Non può essere il fine della nostra vita, ma deve essere il mezzo con cui noi rendiamo la nostra vita un'opera d'arte. Perché se noi demandiamo sempre, diciamo, io come obiettivo ho quello di essere felice, però nel qui e ora sono arrabbiato, mi arrabbio su me stesso, e mi incacchio tutto il tempo, quell'obiettivo diventa irraggiungibile, perché diventa totalmente astratto. Può sembrare una contraddizione, ma in realtà è proprio questo l'essenza dei grandi insegnamenti. Per arrivare ad essere felice, per arrivare ad avere grandi cose, tu devi alzare il tuo campo, devi aumentare qualcosa della tua vibrazione,
e per farlo devi stare nella gioia, devi stare nelle frequenze alte. E quindi se vuoi fare grandi cose, devi prima di tutto lavorare su te stesso e comprendere tanti piccoli grandi insegnamenti. E comprendere che la vita, come diceva il grande Matandi, non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Ed è questo ciò che noi in qualche modo vogliamo trasmettere con questo film, ed è il motivo per cui abbiamo messo sia in qualche modo grandi maestri intellettuali, filosofi, scienziati, ma anche storie vere di persone che hanno avuto una vita apparentemente impossibile, ma che sono riuscite a trasformarla in una grande opportunità. Ed è questo il grande insegnamento. Non esiste la vita perfetta. Siamo qui per imparare, per evolvere. Ma il grande insegnamento è capire come riusciamo a trasformare le difficoltà in opportunità. Questo è il grande insegnamento. E quindi con questo film cerchiamo di dare questi strumenti. La vita non è perfetta, non sarà mai perfetta. E può essere perfetto il modo in cui noi interpretiamo ciò che ci succede. E se riusciamo a trasformarlo in maniera propositiva, la nostra vita può diventare ancora più magnifica. Ma tutto dipende da noi. Il manubrio di questa grande esperienza che si chiama vita lo teniamo noi. Non lo tiene né il destino e né nessuno. Lo teniamo noi. E quindi nel film cerchiamo di dare comprensione di tutto questo. Ecco, volevo segnalare una cosa. Molti magari stanno guardando questo video e si ricordano di aver incontrato Thomas Torelli. Come? Allora ti dico, caro Thomas, che cosa mi è successo a me. Io non sono mai venuto a una tua presentazione, ma lo sapevo perché in molte presentazioni che tu hai fatto proprio del primo Un Altro Mondo, poi ricevevo delle email che dicevano: sono andato in quella sala, in quel centro, in quel posto dove Thomas Torelli presentava sia all'inizio, poi faceva vedere tutto Un Altro Mondo, il film, e poi rispondeva alle domande. E mi dicevano, qualcuno addirittura mi ha detto: ma lo sai che sei in un film di Thomas Torelli? Io dicevo: lo so, lo so, perché lui mi ha mandato una copia. Ma quindi tu, la domanda che ti faccio, appena si potrà, hai girato tutta l'Italia, sia davanti a 100 che 1000 persone, il tuo progetto qual è? Ricominciare a girare come facevi una volta? Sicuramente mi piace l'idea di ricominciare a girare. Chiaramente non posso farlo tanto quanto lo facevo prima, anche perché quando appena uscito il film andavo ovunque. Questo, insomma, Un Altro Mondo era un po' un manifesto, una filosofia di vita, e quindi per me era da portare ovunque, sempre. E quindi andavo in sale con 10 persone e in sale con 1000. Non c'è differenza. Oggi, per tutta una serie di circostanze, le due bambine, un ufficio, la One TV, insomma, le responsabilità, devo qualcosa selezionare di più il tipo di incontri che faccio. Però l'amore nei confronti del nostro pubblico, l'amore nei confronti delle persone, l'energia che si crea in queste proiezioni sono un'emozione indimenticabile, per cui io comunque, se sarà possibile, e sarà possibile, mi auguro prima o poi, vorrei ricominciare ad andare in giro, magari meno rispetto a prima. C'è stato un anno in cui ho fatto probabilmente 200 proiezioni in un anno, ora questo no, mi c'è venuta la barba bianca e quindi magari un po' meno, però sicuramente, ecco, sicuramente un po' di proiezioni vorrei farle, anche perché adesso non c'è neanche più bisogno di andare ovunque. Adesso, dopo, insomma, Un Altro Mondo è uscito nel 2014, al 2021 sono passati comunque 7 anni, e in questi 7 anni abbiamo raccolto parecchio pubblico, per cui adesso si possono fare proiezioni in posti giusti, e comunque c'è sempre tanta gente, per cui non c'è più bisogno di andare in ogni città, insomma. Quindi sì, la risposta è assolutamente sì. Io vorrei ritornare tra la gente, perché è un'energia bellissima, e ricordo sempre che tutto quello che facciamo lo facciamo grazie alle persone, nel senso che mi piace
definirmi in maniera anche scherzosa il sub-regista Torelli, parafrasando il grande subcomandante Marcos, che diceva, questo insegnante di filosofia della Città del Messico che ha lasciato tutto per andare ad aiutare, a proposito di ciò, del discorso Pachamama, gli indigeni più poveri nella selva lacandona. E lui diceva, teneva il passamontagna tra l'altro, perché diceva il passamontagna era un po' il simbolo della loro filosofia, diceva noi non ci facciamo vedere perché il governo non ci vuole vedere, quindi non ci mostriamo. Quando il governo ci darà i nostri diritti, noi ci mostreremo. E dicevano, perché sei il subcomandante? Perché diceva, il vero comandante è il popolo. Io quello che faccio lo faccio per la gente. E quindi non comando, io comando la gente. Ecco, io, con tutto rispetto per il subcomandante Marcos, comunque mi piace in qualche modo pensare che quello che facciamo è un po' una missione, un po' l'idea di riuscire a portare questi messaggi di pace, di amore, di tolleranza tra le persone. Anche perché la gente ha bisogno di questi messaggi. Poi, Giorgio lo sa perché fino a qualche tempo fa andava tanto in giro anche lui, ma quanto entusiasmo c'è tra le persone quando riesce a portargli questo tipo di comunicazione, che è totalmente diversa da quella che sento normalmente andando in giro. E questa energia è ripagata poi dalle persone, perché facciamo le campagne magari di raccolta fondi e i film vengono finanziati dal pubblico stesso, quindi diventa in qualche modo un circuito che si autoalimenta e in cui vincono tutti. Magari un po' mi stanco, perché in questi anni mi sono stancato, però è bellissimo, io voglio stare in mezzo alla gente. Bravissimo, bravissimo, guarda, io adesso quest'anno ho 75 anni, però ho calcolato che in 55 anni, 55 anni, ho fatto tra conferenze e seminari gratuiti 5.000. Sai anche chi ha fatto una cosa simile a te? Franco Battiato, che quando ha fatto Attraversando il Bardo, prodotto dal nostro amico Fabio Bagnasco, che verrà presto qui a Totem, andava in giro come te, che proiettava e poi spiegava, parlava, ed è molto raro, perché in genere uno se va al cinema non è che si accende la luce, c'è il regista e c'è l'attore. Quindi il fatto che tu abbia accompagnato personalmente i tuoi documentari ti rende merito di una presenza positiva, necessaria, per cui io sono sicuro che la gente ti ha sentito come se tu l'hai fatto insieme alla gente, cioè siamo una compagnia degli spiriti liberi che insieme stanno, qualcuno sta dietro la telecamera, qualcuno sta davanti, ma siamo tutti amici. C'è un altro video, Fabio? Sì, andiamo. I have learned a lot from the cells, and I learned that happiness is the chemistry that comes from a brain in love. Love chemistry is healing chemistry. Fear chemistry is what makes us sick. Letting go is not only a good idea, it is absolutely essential. There's nothing in the world that is permanent. Everything in the world is an activity. So if you want to get the best in relationships, also the best in every situation, you should give up being right, totally and completely, and the world will be yours. On December 14th, 2012, an angry young man shot his way through the glass doors of Sandy Hook Elementary. My son, Jesse Lewis, was in one of those classrooms and became a victim. Au Rwanda, en 1994, on a tué plus d'un million de personnes. Bien sûr que je connais ceux qui ont tué ma famille, puisque j'étais là. C'était des voisins, c'était des militaires, c'était des gendarmes, c'est des amis. I felt like I was attached to the shooter with an umbilical cord. All of my personal power drained out of me in the form of anger through this cord. La personne qui portait la haine, c'est la première victime de la haine.
We're not going to be additional victims of the shooting. La haine est un sentiment destructeur. Il détruit. Adam Lanza murdered Jesse, but he did not murder me. Pardonner, c'est vivre en harmonie avec soi. La scienza ci dice che chi sa perdonare si ammala di meno, vive più a lungo e soprattutto è una persona che ha una qualità delle relazioni, un'esperienza di felicità infinitamente più profonda. We have spent a lot of time studying forgiveness scientifically. Many very direct effects on people's health for negatively for holding grudges, positively for forgiving. The secret of happiness for Aboriginal people is the sharing and caring. I suppose the strength behind a culture that is so strong today. They're strong. Our songs and our dance still live on. When the Westerners first came to this part of Australia, a lot of destruction, massacres, killing of people, taking of the land. When you become strong inside, and that's when you can forgive people who have done wrong by you. We should all be together. It's going to be a long process to heal and walk together in the future. The more people that are broadcasting love, the more power in the broadcast, the more love becomes part of our world. Here I come, man of culture. Ecco, abbiamo visto questo bellissimo video, poi adesso tu ci spieghi come trovarli. Questi video vanno comperati, visti, anche regalati agli amici. Volevo fare una puntualizzazione. Se noi diciamo una persona così in un bar, per strada, in una scuola, in una fabbrica, in un ufficio, gli americani, oggi uno quando dice gli americani pensa o ai bianchi o ai neri, ma quelli che ci vivevano già prima di Cristoforo Colombo, se uno dice gli australiani, uno che cosa pensa? Ai surfisti? Pensa a delle persone, Russell Crowe, quello che ha fatto il gladiatore, delle persone alte, bionde, muscolose, ma quelli che vivevano lì? Allora bisogna capire bene che cosa è successo e questo video ci fa capire tante cose. C'è una, secondo me, una piccola confusione sulla parola perdonare. Sembra che perdonare vuol dire accettare passivamente, autorizzare. No, perdonare vuol dire non dimenticare, ma non entrare nella negatività, perché quello che spiega Deepak Chopra e Bruce Lipton soprattutto in questo video, anche nei loro libri, è che la violenza abbassa il livello di coscienza. La paura abbassa il livello di coscienza. Il mio amico psicologo, Davide Lazzari, chiama questa pandemia psicopandemia, perché c'è il virus che attacca il corpo e qualcuno pensa di curarlo con l'antivirus, cioè col vaccino, ma crea anche un danno psicologico. Ora, la domanda è questa. Caro Thomas, come trovare questi video? A chi bisogna rivolgersi, come li vendi e che cos'è quest'idea della un altro mondo TV che diventa UAM, un altro mondo TV? Allora, grazie Giorgio. Per arrivare a parlare di UAM, voglio sottolineare però un concetto legato a questo film Choose Love, un film che è uscito nel 2018, ormai un po' di anni fa, e perché questo film è uno dei film che mi ha convinto ad aprire la TV, non solo questo film, ma ciò che in qualche modo in questo film anche raccontiamo, che è il concetto di programmazione. E la ragazza, la signora aborigena che ho intervistato, cioè in questo film cerchiamo di raccontare un concetto fondamentale che è il perdono, o comunque smettere, cioè, il film è nato da una frase
che ho letto in un libro di Deepak Chopra, che diceva: smetti di avere ragione. Se ci pensi, la ragione cos'è? È il tuo, mio, suo punto di vista rispetto a un fatto. Ma quel punto di vista è condizionato dalla programmazione, è condizionato da ciò che tu ritieni essere giusto di quello. Lo raccontavamo prima, no? Se tu dici nel 1492 ho scoperto l'America, bene, è il nostro punto di vista. Valla a dire a un nativo d'America. Ti dice nel 1492 mi hanno invaso ed è iniziata la nostra fine. È la stessa storia raccontata da due punti di vista totalmente diversi. Ecco, di questo possono farsi milioni di esempi, e sono esempi che succedono nella quotidianità, su ogni cosa. Il mondo è fatto da punti di vista. Riuscite a comprendere il fatto che la differenza è soltanto comprendere e accettare la diversità, è già di per sé un'evoluzione. Allora, nel film abbiamo messo delle storie vere. Una di queste storie vere è la storia di Johan de Mugassana, una ragazza, una signora ruandese, in cui nel film ci racconta che hanno cominciato negli anni 50 a raccontare la diversità tra le due etnie. Fino allora loro non sapevano di essere diversi, perché se qualcuno non ti dice che sei diverso dall'altro, tu non la conosci la diversità. Nelle scuole a un certo punto hanno cominciato a dire: ma sai che una di queste due tribù è più nobile dell'altra? Lo sai che una di queste ha sempre fatto da schiava all'altra? Ma lo sai che questo l'ha sempre sfruttato? Nelle scuole lo insegnavano. E 20 anni dopo sono cominciate le prime violenze, già negli anni 60. 65, 68, 70. E nel 94 c'è stato il più grande olocausto, più grande nel numero di morti in poco tempo. 1 milione di morti in 100 giorni. E questo olocausto, perché è morto quasi un terzo della popolazione, ha un'origine. E l'origine è il razzismo che è stato insegnato ai bambini nelle scuole. Altra storia. Scarlett Lewis ha perso il figlio in una sparatoria. Sono stato negli Stati Uniti a casa sua, sono stato con lei nelle scuole. Non sai lei come ha fatto in qualche modo a trasformare alchimicamente questo un odio che tu provi per qualcuno che ha ucciso tuo figlio in un'opportunità. Andava nelle scuole e faceva vedere la deposita del figlio e diceva: questo è il mio figlio che è morto. Ok, quest'altro ragazzo è Adam Lanza, il ragazzo che ha ucciso il mio figlio. Sapete, questo ragazzo, mi sono riassunto la sua storia, e ha scoperto che questo ragazzo è stato vittima di bullismo, è stato preso in giro, abbandonato dalla famiglia, scritto su Facebook che lui era depresso, che voleva ammazzare tutti, nessuno ha mai filato. E quindi questo ovviamente non è una giustificazione, però lei prende questo come pretesto per dire: ragazzi, quando voi trattate male qualcuno, non state facendo male a quel qualcuno, state facendo male all'intera società. Quindi creiamo una società in cui non c'è più odio, non c'è più razzismo, ma c'è tolleranza, c'è fratellanza. Quindi lei riuscì a trasformare questo e va nelle scuole in tutti gli Stati Uniti a cercare di portare questi messaggi in amore, di pace, di tolleranza, di perdono. Allora, faccio l'ultimo esempio macroscopico. Nelson Mandela, 27 anni di prigione per aver lottato contro l'apartheid, che fino agli anni 90 era una legge riconosciuta da tanti stati, compreso ovviamente il Sudafrica. Quando è uscito di prigione, non è che si è messo lì a vendicarsi perché è diventato presidente, non è che si è vendicato nei confronti di chi l'aveva incarcerato. Ha creato una sorta di tribunale errante in cui andava in tutte le città più importanti e faceva incontrare vittime e carnefici, li faceva chiarire e li faceva trovare un punto di incontro. Ha messo nel suo governo parte dei governi precedenti, ha messo dalle guardie del corpo parte delle guardie del corpo precedenti. E secondo voi è stato più facile o più difficile? È più facile vendicarsi rispetto a qualcuno che ti fa un torto, o magari dargli una pizza se ti fa arrabbiare, come si dice a Roma, o comprendere le sue ragioni e comprendere che se fai un passo in qualche modo verso una direzione di comprensione, fai un passo per un'intera umanità, perché alzi le frequenze, alzi le vibrazioni. Torniamo al discorso che facciamo prima sul discorso della gioia. Quindi oggi parlare di questi contenuti, di questi concetti, è la grande rivoluzione, perché oggi il mondo lo cambi così, non lo cambi con la violenza.
lo cambi cercando di trasformare le frequenze, trasformando le persone. Ecco, ho fatto tutta questa lunga premessa legata a Choose Love, perché è stato questo che mi ha fatto comprendere che se vogliamo cambiare le cose dobbiamo raccontare il mondo in maniera diversa. E da qui è nata l'idea della TV. Perché quando ho fatto le proiezioni di Choose Love, che è l'ultimo film che ho portato in tournée, perché Il Sentiero della Gioia non è ancora uscito, e andavamo in giro e trovavo le sale piene ovunque, sold out ovunque andavo. E non penso che questo sia perché io sia lo Stanley Kubrick dei documentari. Certo, faccio il mio lavoro con passione e con amore, ma non penso di essere il più bravo documentarista al mondo. Penso invece che ci sia tantissima gente che ha sete e voglia di ascoltare questi messaggi e che non è rappresentata da nessun media. E a forza di fare in qualche modo proiezioni in cui c'erano sempre centinaia di persone che venivano a vedere i film, mi sono detto, ma perché questi contenuti non esistono da nessuna parte? Io stesso ho mandato mail a tutte le TV italiane per dire, sentite, io ho fatto questi film, ho fatto queste proiezioni, questi sono i bordello dei cinema che dimostrano quante persone sono andate al cinema a vedere i film. Vuol dire che c'è interesse di queste tematiche. Prendete questi film, ve li regalo, non è un problema di soldi, ma facciamo vedere a quante più persone possibile. Ho ricevuto tre tipi di risposte. No. La più semplice. Nessuna risposta, ancora più semplice, quindi in realtà era un tipo di risposta, non rispondere. E la terza era, non c'è spazio nel palinsesto. A chi io rispondevo, ma il palinsesto lo fate voi, trovate lo spazio. E a quel punto sparivano di nuovo, perché si vuole dare più spazio all'intrattenimento fino a se stesso. Ma perché l'intrattenimento non diventa in qualche modo utile a qualcosa? Perché l'intrattenimento non diventa speranza, non diventa condivisione, non diventa qualcosa che arricchisce il nostro percorso? Probabilmente perché non si vuole far evolvere le persone. Ecco, allora, in virtù di questo, a novembre dell'anno scorso, io e i miei collaboratori ci siamo inventati questa TV, che si chiama Un Altro Mondo TV, One, l'acronimo del film che in qualche modo ha lanciato e iniziato questo percorso, che è un po' il nostro manifesto. E così è nata One TV. E all'interno di questa TV trovi i miei documentari, ma trovi i documentari di tantissimi altri autori che hanno fatto film bellissimi su queste tematiche e che non troveresti da nessun'altra parte in Italia. Ci sono corsi, ci sono seminari, ci sono conferenze, ci sono videoclip musicali, ci sono tantissime cose che in qualche modo possono contribuire a migliorare la tua vita. Perché io penso che uno dei modi che noi possiamo in qualche modo avere per migliorare la nostra vita è quello di riuscire a darci dei buoni input. Ma visto che i buoni input dopo non ci dà nessuno, dobbiamo in qualche modo trovarceli. Ecco, questa TV è un modo, è un po' una bussola, è un modo per riuscire a riorientarti, a dire, vedi, c'è ancora tanto di buono nelle persone. Io voglio crederci. E se cominciamo a crederci, cominciamo ad elevare le nostre frequenze, la nostra vita. C'era Rumi, un grande poeta, che diceva, quando ero giovane volevo cambiare il mondo. Ora che sono saggio, voglio cambiare me stesso. Ecco, il mondo lo cambiamo se noi tutti, nel nostro piccolo, facciamo un piccolo passo in avanti per l'evoluzione. E io e noi, con la TV, abbiamo cercato di dare in qualche modo un contributo. Tutto qua. Benissimo. Senti, volevo fare... A me piace molto studiare il significato delle parole. Allora, per chi non sa l'inglese, cioè, choose love vuol dire scegli l'amore. Per chi non riesce a capire come funzionano queste benedette televisioni commerciali, nazionali, generaliste, usano una parola, palinsesto, che ricorda un po' il paleolitico, pale, la programmazione. Oramai tutte le televisioni sono commerciali, anche la RAI, che fa servizio pubblico, vive di pubblicità e poi sono asservite ai partiti. Allora io ti dico, guarda, se ti va tutti i video che ho fatto io, mettili tutti in Un Altro Mondo TV, gratis, come tu l'hai proposto a loro, e poi anche il coraggio, perché oggi cosa succede? Che noi riceviamo i condizionamenti dallo schermo, quindi è utile, come facciamo qui con il nostro Fabio di Border Nights,
che attraverso lo schermo, in questo senso, siamo un po' omeopatici, no? Che con un piccolo male crea gli anticorpi per poi guarire un grande male, cioè rinforzare il sistema immunitario. Quindi questo schermo che state guardando o nel telefonino o nel televisore, i video di Thomas Sorelli, i programmi di Border Nice o del mio canale che trovate, servono a rinforzare il sistema immunitario nei confronti di una televisione che è asservita a dei poteri precisi. Allora, tu hai detto 1 milione di morti in 100 giorni, sai cosa vuol dire? 10.000 morti al giorno, ma non per virus, non per bombe atomiche, per bastoni, bastonate, coltellate, qualche proiettile, c'è proprio un massacro nel vero senso della parola. Ma dov'era l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite? L'Organizzazione delle Nazioni Unite è un bluff, perché aderiscono popolazioni che firmano popoli, in realtà non aderiscono né popolo né popolazione, a nome di popolo e popolazione aderiscono governi che firmano per entrare all'ONU pagando la quota la dichiarazione dei diritti dell'uomo, e poi di questi diritti dell'uomo non fa niente a nessuno. Quindi siete invitati, siamo invitati, però volevo farti una domanda e poi vediamo se ci sono delle domande per te da parte degli amici e delle amiche che ci seguono. Tecnicamente, se io voglio comprare un tuo video, a chi devo scrivere? E allora, se si vuole comprare un DVD, basta andare sul sito unaltromondo.net e lì c'è la parte dell'e-commerce e si possono acquistare i DVD. Se invece si vuole abbonarsi alla TV, si può andare su www.uam.tv e si può scegliere l'abbonamento mensile o annuo. Tra l'altro abbiamo preparato un'offerta, mi dicono adesso dalla redazione, dedicata a tutti quanti gli amici di Totem, in cui se metti il codice coupon Totem, credo che sia Totem, codice coupon, si può pagare un anno di abbonamento 55 euro invece che 69. E quindi insomma alla fine si va a pagare la TV circa 4-5 euro al mese, insomma 1 euro a settimana, per avere film, seminari, conferenze, insomma, tutto di più. Quindi, siamo con Totem, se io scrivo Totem, c'ho lo sconto. Sì, c'è un codice coupon. C'è un codice coupon dove uno può scrivere Totem, non so se sia Totem o Totem 55, però provate tutte e due. Non sono un bravo commerciale, così poi mi ha detto questa cosa al volo prima di cominciare. Solo Totem? Ok, fantastico. Uno scrive Totem e la TV e l'abbonamento annuo, invece di pagarlo 69 paghi 55. Totem, dai. Scriviamo tutti. Un euro a settimana per avere seminari, conferenze, film che da soli valgono migliaia di euro. Poi uno le può vedere in compagnia, no? Li può vedere con gli amici. Ma certo. Benissimo. Caro Thomas, Fabio, c'è qualche... abbiamo finito i video, giusto? Sì, abbiamo finito. Ci abbiamo qualche domandina per il nostro... Allora, c'è Riccardo che dice: quale personaggio vorresti intervistare che non è ancora apparso nei tuoi film? Un personaggio che vorrei intervistare nella prossima nei film? Guarda, visto che sto preparando un film sulla reincarnazione, che uscirà non prima di 2-3 anni, perché è ancora uscire quello che è quasi pronto sulla gioia, quindi insomma, però guardiamo avanti. E c'è un personaggio, ho letto qualche libro che mi è piaciuto molto, è Brian Weiss. Lui piacerebbe incontrarlo, so che non sta più facendo molto, a livello di conferenze, credo abbia anche chiuso lo suo studio, però ecco, lui lo incontrerei volentieri, perché secondo me è un bel personaggio. Era in linea poi col prossimo film. Lui è questo psicanalista di Miami che ha fatto, diciamo, che ha reso famose le regressioni nel mondo. Ovviamente in altre culture si fanno molto più tempo, però lui attraverso i suoi libri ha
fatto conoscere a un grande pubblico le regressioni. Ecco, a lui mi piacerebbe incontrarlo e fargli l'intervista. Allora, il nome, la pronuncia è Brian Weiss, è venuto in Italia e lui era proprio, sai, di tradizione ebraica, era una persona che aveva studiato Freud, psichiatra, e era in Florida, e usava un sistema freudiano, cioè i traumi vengono dall'infanzia, quindi attraverso l'ipnosi, che anche Freud lo usava, portando il paziente o la paziente indietro fino all'infanzia, si scoprivano i traumi e si curava lo stress post-traumatico. Un giorno una che lui chiama Catherine, un nome così, gli scivola in un'incarnazione precedente e comincia a parlare. Poi un giorno cambia voce e dei maestri parlano a lui. Insomma, alla fine lui lascia il suo lavoro tradizionale, quello della carriera, scrive libri. Io, se vuoi, ti do anche degli... Io ho ricordi di vite precedenti, ma conosco anche altre persone che fanno queste regressioni ipnotiche o persone che parlano di questo. Guarda, ti faccio un esempio di Battiato, il mio caro amico Franco Battiato. Quando lui fu invitato da Celentano, vai a vedere Celentano Battiato Rock Politics, c'è su internet, Battiato parla di reincarnazione, alla Battiato, cioè fa parlare Celentano e dice: ma tu credi nella reincarnazione? Sì. Ma perché ho visto in un libro che uno può ricordare la vita passata, tu te la ricordo, e fa: no, non mi interessa. Ma alla fine fa parlare più di reincarnazione Celentano che non lui, che lui ci credeva, e lo ha fatto questo video attraversando il bardo, magari puoi prendere qualche pezzetto, perché secondo me quello che manca nella completezza di tutti i video che hai fatto tu è proprio la reincarnazione, e potresti, con un mio amico, sottoporti tu a una regressione, così scopriamo che magari sei la reincarnazione di Freud, perché un po', o di Rasputin, insomma, di qualcuno tu sei la reincarnazione. Guardiamo se ci sono delle altre domande. Salvo chiede: rifugiarsi nei bei ricordi che danno gioia può essere positivo per il nostro benessere oppure la nostalgia è deleteria? È una domanda per me? Ok, va bene. A parte il fatto che io sono nato lo stesso giorno di Freud, perché dovrebbe essere una simpatica sincronicità, il 6 maggio, Freud era il 6 maggio, e quindi chissà. E detto questo, a proposito di ricordi, sicuramente tutto ciò che ci fa star bene è utile, e quindi va bene anche tuffarsi nei ricordi se questo ci rende felici, però è anche un po' un trappolone, perché rischi di rimanere incastrato, e quindi è bene allenarsi a vivere l'eterno qui e ora. C'è il mio amico Giorgio che dice che l'unico passato che fa bene è il passato di verdure, e quindi secondo me è meglio concentrarsi sul presente. Sì, quello che dice che l'unico passato è il passato di verdure sono io, però il passato c'è di verdure, quindi puoi fare una reincarnazione di verdure. Senti, ti dico una cosa simpatica. Sigmund Freud è chiamato il padre della psicanalisi, perché qui era proibito fare queste analisi, anche se nella Bibbia si parla di sogni. E lui inizia con l'interpretazione dei sogni. Poi un altro, Carl Gustav Jung, comincia a studiare la reincarnazione, la sincronicità, queste cose. Fonti attendibili mi hanno detto, perché l'ho detto, magari sei tu la reincarnazione di Freud, poi dicevo, è nato lo stesso giorno, che stava morendo lui e gli hanno chiesto, così, più che un'intervista, né un dialogo. Lui ha detto questa frase: se tornassi indietro, oltre a studiare la psicologia, studierei molto anche la parapsicologia, che infatti Jung porta avanti, no? Però secondo me quello che bisogna fare, è quello che stai facendo tu e ti ringrazio, è mettere tutto in video. Perché siamo Masaru Emoto, Marchi, che tu hai intervistato, non ci sono più. Quindi dare delle testimonianze a persone prima che ci lasciano, no?
nel senso buono, perché prima o poi siamo tutti di passaggio, e quindi fare parte di un documentario tuo. Io adesso poi ho scritto questi due libri che ti devono arrivare, te l'ho spediti, ti arriveranno, quindi sono pronto a collaborare. C'è qualche altra domanda per il caro Thomas? Ti consiglio di scrivere alla Radio Televisione Svizzera, perché ha cambiato il direttore, adesso è Matteo Pelli, dice: Ausilia, a me interessa vedere i tuoi documentari. Va bene, proverò a scrivere, vediamo che succede. Volevo no, tempo, se volete no. I film puoi andare alla UAM TV, tanto funziona anche in Svizzera. No, posso dare una testimonianza, io avendo più anni di Thomas, che Guido Ferrari se l'ho andato a cercare su YouTube, finanziato proprio dalla televisione svizzera, ha fatto dei documentari molto interessanti sugli UFO, l'Area 51, su queste tematiche, per cui non è escluso che la Svizzera italiana prendiamo per buona questa segnalazione, ecco. Andiamo. Senti, io faccio una domanda a Fabio. Sì. Ma tu che hai oramai centinaia come Border Knights di programmi, qualcosa si può dare anche a One TV, no? Non so se siamo nel target qualitativo. No, ma lui sceglie, no, ma sceglie lui, scusa. Ah, vabbè. Beh, tutte le puntate di Totem, abbiamo avuto Columbro, Enzino, Braschi che ha parlato, visto che l'hai fatto apparire anche in un altro mondo. Cioè, tu sappi che noi ti vogliamo bene, Thomas. Io volevo chiedere, tanti personaggi, anche insomma, molto importanti, ecco, è stato facile convincerli o con alcuni, perché so che poi alcuni, anche per esperienza, no, vogliono sapere magari chi sono gli altri partecipanti al documentario, no? Perché a volte, no, sai che c'è questa dinamica. Non vogliono compromettersi. No? No, ti chiedo, ecco, se è stato facile con tutti, senza sapere con chi, ovviamente, o se con alcuni, diciamo, hai dovuto insistere un po' di più. No, beh, può capitare che con qualcuno devi insistere. Diciamo che più va avanti il nostro percorso, in qualche modo aumenta la nostra credibilità e più diventa in qualche modo facile riuscire a coinvolgere personaggi importanti. Anzi, più in generale diventa facile coinvolgere personaggi, nel senso che adesso io ricevo diverse mail a settimana di persone che si propongono per essere intervistate nei film. Dovrei fare un film al mese per riuscire a mettere tutte le persone che mi scrivono per diventare parte. Sicuramente ci saranno persone validissime, ma insomma in un film già quando ci sono 10 persone è già tanto, e quindi insomma in questo momento diciamo che è più facile rispetto a prima. Quando ho fatto Un altro mondo è stato difficile, e Moto ci ho messo 3 mesi a convincerlo a farsi intervistare, per esempio. Senti, sai cosa faccio? In onore a Masaru Emoto, che io ho conosciuto personalmente, bevo. Ricordo, quando bevete l'acqua potete dire: io voglio stare bene, io merito di stare bene. Invece il brindisi molti lo fanno con l'alcol. Io ho mangiato una sera, era il convegno di parapsicologia lì a Bellare, organizzato da Nicola Cutolo, eravamo in un tavolo io e lui da soli, no? E gli dissi: ma come mai che l'abitudine di parlare al liquido è solo all'alcol? Bisogna fare il brindisi con l'acqua. E lui si è messo a ridere, ha detto: hai ragione. Solo che se uno si mette a fare i brindisi con l'acqua, sembra uno che non c'ha soldi, no? Apriamo, lo vedi, gran premi, là, boom, bottiglie di champagne. Invece l'acqua prende l'informazione e noi ce la mettiamo dentro e va bene. C'è qualche altra domanda per il caro Thomas? No, siamo a posto. Allora, Thomas, dici tu come facciamo? Facciamo, guarda, 5 minuti e andiamo a ruota libera. Ammettiamo che tu sia la reincarnazione di Sigmund Freud, no? Tanto non ci costa niente, no? Come la mettiamo? Cioè, ammettiamo che tu sei... lui,
Sai che lui è stato criticato ai suoi tempi, perché diceva delle cose che erano innovative e anche molto rivoluzionarie, no? Giocare a questo gioco. Ma io penso che tutte le persone che in qualche modo fanno la storia e che comunque stanno più avanti con i tempi rispetto ai tempi che vivono, vengono attaccate o non capite. E quindi ci sta che un genio come Freud in qualche modo sia stato in quel momento criticato. Però mi piace, adesso non sono sicuro di essere la sua incarnazione, però sicuramente per riuscire a fare dei film che arrivano alle persone, riuscire a dare, che ne so, molta gente mi scrive dopo aver visto Un altro mondo, per esempio, che è riuscito attraverso questo film a far comprendere anni di percorsi, di studi e di esperienze, magari a un suo amico, al marito, poi sempre sono donne che in questo percorso evolutivo stanno di solito più avanti dei maschietti, e al proprio marito, ha detto grazie, con questo film sono riuscito l'unico a far capire anni di percorso. Ecco, magari avere in qualche modo un'attitudine rispetto alla psicologia mi ha aiutato a riuscire a fare film che in poco tempo riescono a dare tanto, perché se uno ci pensa Un altro mondo è il condensato di centinaia di libri e questo è sicuramente utile. Questo è il grande vantaggio del cinema e dei video, che tu in qualche modo in un'ora, un'ora e mezza puoi dare tantissimo e lasciando forti emozioni, e le emozioni sono utili perché rimangono qualcosa tatuate nel tuo cuore, perché tu ti ricordi ciò che ti emoziona, e se riesci a fare un buon film che ti lascia un bel ricordo, quell'emozione rimarrà comunque con te. Non capirai sempre tutto del film subito, ma io dovrei vederlo tante volte, per questo spesso le persone si comprano il DVD, ma perché hanno necessità e voglia di vederlo. Mi è successo una volta in Trentino a una proiezione, una ragazza che ha organizzato delle proiezioni, quindi che aveva visto il film, gli era piaciuto, ha organizzato la proiezione, l'aveva fatta, poi una proiezione serale, l'ha rivisto un'altra volta, insomma l'ho rincontrato dopo mesi, che lei è venuta ospite a un'altra proiezione di qualcun altro, quindi sarà stata la sesta, settima volta a vedere il film, quella volta lì si gira verso di me piena di lacrime dicendomi non so che è successo, questa volta mi ha toccato qualche corda, ma abbracciato fortissimo dicendo grazie, 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 grazie. Eppure era una mia persona, l'aveva visto, prima l'aveva già visto tante volte. Questo per dire che poi ogni volta che uno vede un film, soprattutto se è un film di questo tipo, ti arriva ciò che ti deve arrivare in quel momento, non ti arriva tutto. Ti arriva ciò che serve in quel momento e poi continuano ad arrivarti ciò che ti continuerà a servirti per l'evoluzione in quel momento, e questa è la magia anche del cinema e della psicanalisi. Sì. Allora ti dico una cosa: se tu fossi la reincarnazione di Freud, hai già dato una traccia, perché tu vuoi fare, io ti ho detto ma fai questo video sulla reincarnazione, e da chi vuoi partire tu? Da uno psichiatra, cioè da un tuo collega. Cioè, se tu eri Freud, parti dallo psichiatra Brian Weiss. Noi ti auguriamo un grande successo, nel senso positivo. Allora, se volete aderire a One TV, il codice Totem fa lo sconto, giusto? Confermiamo, Totem. Totem, vedi che sto Totem serve. Ma poi voglio dire una cosa, perché diciamo, perché uno deve pagare proprio per la libertà di essere indipendenti e di produrre qualcosa senza doversi vendere a vari gruppi editoriali, aziendali, politici. Quindi possiamo definirti un regista indipendente? Domanda. Beh, assolutamente sì. No. No, è fondamentale, ma io non ho nessun altro che mi finanzia se non il nostro pubblico o il mio pubblico, e quindi in qualche modo partecipare a queste cose è un modo per continuare a permetterci di fare il nostro lavoro. E poi la TV in realtà è un'operazione comunque molto grande, ci sono tante persone che ci lavorano,
e dobbiamo pagare gli autori da cui prendiamo i film e le distribuzioni. Cioè, non è YouTube, è tutta un'altra operazione, cioè è una sorta di Netflix della consapevolezza. E quindi è chiaro che ci sono dei costi. Anzi, noi stiamo facendo degli sforzi pazzeschi a tenere i prezzi così bassi. Considerate che abbiamo comprato tutto il catalogo di conferenze e seminari di macro video e l'abbiamo messo tutto quanto compreso nel prezzo dell'abbonamento. Quindi, cioè, tu con 55 euro ti abboni un anno, ma è quello che costerebbe un seminario solo a comprare singolarmente, per far capire. E lì ci sono tutti quanti i seminari, le conferenze di macro, più altre cose già da me, insomma. E, insomma, io ho fatto questa cosa prima di tutto proprio come strumento per riuscire ad aiutare le persone in questo percorso. Poi è chiaro che per renderlo compatibile con la realtà, le persone del lavoro devo pagarle e stipendiarle, quindi poi devo comunque chiedere qualcosa, però chiediamo veramente niente rispetto a quello che offriamo, se pensate che costa un caffè a settimana, insomma. Ho un'idea. Io scrivo libri, ti mando 10 copie di questo e 10 copie di questo come primo finanziamento per il video sulla reincarnazione. Tu, quando inizierai a viaggiare, le vendi e sono venduti a prezzo di copertina, sono 300 euro. Quindi 300 euro perché vogliamo questo video, la reincarnazione. Perché il mio caro amico Franco Battiato disse proprio prima di lasciare il corpo, cioè un paio d'anni, 2-3 anni prima, che una cosa a cui ci teneva di più era attraversando il bardo. E domenica prossima abbiamo proprio il produttore esecutivo di quel film, che tu puoi anche intervistare, perché lui è quello che ha coordinato tutta l'operazione. E quindi invitiamo gli amici a sostenere One TV e soprattutto il progetto La Reincarnazione. Perché le cose sono due, chiudiamo. Se la reincarnazione non c'è, non c'è. Ma se la reincarnazione c'è, è meglio arrivare informati all'ora X, a quel momento. Siccome l'ora X ci aspetta tutti, è meglio arrivare informati. Giusto, Thomas? Sono assolutamente d'accordo. Uno dei grandi problemi dell'Occidente è che vive pensando di non morire mai, e quando muore è sempre impreparata. Mentre essere coscienti del fatto che la morte fa parte di questo percorso e che se vissuta, perché la morte può essere vissuta in realtà, con consapevolezza, magari può diventare parte della nostra esperienza eterna. Perché l'anima non muore, muore il corpo. Quindi se arrivi preparato a questa cosa qua ti rendi anche conto che questo nuovo parto verso l'altra dimensione può diventare un'esperienza tra virgolette positiva, ma per farlo e per viverlo in questo modo ci devi arrivare preparato, e quindi assolutamente sì. Io ho intervistato Raymond Moody per questo film, sono stato negli Stati Uniti, l'ho incontrato, e Raymond Moody è questo medico statunitense che ha fatto migliaia di prove in cui ha visto le persone tornare dalla morte, e l'ha intervistata tutte e gli hanno raccontato tutte quante cose molto simili tra loro, e lui ha fatto questa statistica in cui poi alla fine ha concluso che ci sono delle cose ripetute il 97% delle volte, quindi diciamo quasi scientificamente provate, e tra queste c'è questo momento, poi Giorgio insomma ne sa molto più di me per cui ce lo può confermare, ma tra queste c'è il momento in cui tu ricordi situazioni in cui hai dato amore, ed è bellissimo perché spesso nel condizionamento ci dicono che c'è il giudizio, in realtà non c'è il giudizio nell'altra dimensione, c'è la comprensione dei momenti d'amore. E se questo è vero, e a me piace pensare che sia vero, ci fa riflettere sul fatto che probabilmente noi siamo qui in questa dimensione per provare l'amore nella dimensione materiale. Perché quando vai di là e torni in qualche modo a casa, il test, così si può definire, insomma la prova,
è su quante volte tu sei riuscito a vivere e provare e dare amore incondizionatamente, che non vuol dire il sentimento che provi per una compagna, un compagno, un figlio, una figlia, ma dare amore in maniera incondizionata. E beh, insomma, adesso non voglio spoilerarvi troppo, ma insomma il cammino di questo film è appena cominciato, ma sarà lungo e divertente. Senti, io, caro Thomas, primo ti ringrazio per essere venuto questa sera, secondo ti ringrazio perché chi scrive Totem c'ha lo sconto, terzo ti ringrazio perché abbiamo iniziato un nuovo tuo video film La Reincarnazione. Io nel vivere negli Stati Uniti nel 1992 ho avuto un'esperienza del coma, ho scritto un libro Incontro con la Chiara Luce e conosco da quell'epoca Remo Moody, siamo molto amici, lui studiava l'esperienza vicino alla morte, che Near Death Experience, che stranamente in Italia l'hanno chiamate esperienze di pre-morte, invece sono molto simili. Viaggio fuori dal corpo, incontro con la chiara luce, incontro con esseri di luce e poi rientro. Noi sappiamo l'esperienza di chi rientra, perché quelli che non sono rientrati sono altrove. Quindi stasera abbiamo mosso un bel po' di energie e ti ringraziamo per essere venuti qua. Uno intanto ha scritto, ecco, questa è una foto io e Raymond Moody. Siamo in Italia, perché poi io l'ho fatto invitare in Italia 7 volte, è venuto, è stato anche intervistato dalla RAI. Uno mi ha detto, ma perché non invitate Selene Calloni Williams? Allora vi possiamo garantire che io e Fabio faremo una puntata speciale, perché lei la domenica è sempre impegnata. Fabio, giusto? Giovedì 10 giugno. Sì. Faremo una puntata speciale con Selene Calloni Williams. Quindi voi accontentiamo, voi chiedete... Se è vivente lo raggiungiamo, se è vivente qua, se no gli mandiamo amore e buona energia, come mandiamo anche al nostro amico Franco Battiato. Caro Thomas, devi fare centinaia di film. Sono pronto. Sei pronto? Pronti? Allora, l'ultima frase è, se scrivete Totem come codice c'è lo sconto. Per tutto il finale. Dico, sono in tempo tutto giugno, quindi sbrigatevi. Sì, ma poi anche c'è una cosa interessante, che facendolo come gruppetto, uno poi se li vede, magari una cena il venerdì sera, domenica pomeriggio, uno dice, ci vogliamo vedere un altro mondo TV, e quindi il costo diventa irrisorio. Bene, con gioia e con amore il viaggio continua, ringraziamo... Stavo per dire Sigmund, vedi la gaffa, no? Cioè, ringraziamo anche Thomas, nome, perché ti chiami Thomas? A questo punto, da dove viene sto Thomas con l'H? Perché mia madre è olandese, anche se io sembro un pastore sardo, in realtà mia madre è olandese e mi ha dato questo nome international. Poi io di olandese non ho niente se non il nome, però È già qua. Però insomma, Olanda, Austria, Italia, cioè, ci sei, ci siamo là. Saluti a tutti gli amici e ricordiamo a tutti, se nessuno ti tratta bene può succedere, ma tu trattati bene, tu tratta bene te stesso. Ciao, grazie Giorgio, grazie a tutti. Ciao.